Salve a tutti, splendida vittoria dell'MSP nello scorso episodio in casa del Porretta. 5-1 il risultato finale, in faccia all'ex compagno Gogliormella. Le avversarie rimaste da affrontare in campionato sono avvisate. L'MSP è in striscia positiva. Riusciranno i ragazzi a continuare? Stiamo a vedere. Mauri, come hai visto la partita contro il Porretta? Ragazzi, abbiamo rispettato il pronostico, 2 fisso, ed è fortunatamente venuto. No, la partita siamo stati facilitati dal fatto che siamo andati subito in vantaggio, poi loro potevano pareggiarla, ma hanno sbagliato l'occasione e noi ne abbiamo approfittato. Poi abbiamo dilagato con grande merito, perché abbiamo fatto una bella partita. Come hai visto Gogliormella? Non l'ho proprio visto, mi dispiace molto, cioè, era un altro giocatore, cioè, un fantasma in campo. Era abituato a giocare col Monte San Pietro e lo sapevamo servire, dargli le palle giuste, per cui lui si poteva tirare fuori tutto il talento che ha. Grazie Mauri. Ciao. Al di là del fatto che abbiamo vinto abbastanza, con un risultato abbastanza roboante, perché è difficile che succedano queste cose, se voi analizzate bene la partita, qualche episodio inizialmente ci è andato bene, perché hanno sbagliato un gol di testa abbastanza facile da fare, hanno colpito un palo a portiere battuto, perché secondo me non l'avresti preso quella lì, per cui vedete che anche che il calcio è fatto di episodi, e quando gli episodi ti girano in un certo modo, poi dopo siamo stati bravi a chiudere la partita, ma con merito, sia nel primo tempo quando abbiamo fatto il 2-0, sia nel secondo tempo quando poi abbiamo fatto tutti gli altri. Poi abbiamo dormito sul gol del 5-1, che a me non mi piacciono quelle dormite lì, ma non mi piacciono né quelle dormite lì né quelle che abbiamo fatto sull'1-0 quando a momenti prendiamo gol. E quella ancora più clamorosa è quella del 9 che sbaglia di testa, che secondo me sei responsabile se prendiamo gol, perché quando loro fanno il cross la difesa è schierata e hai fatto lo stesso errore di domenica, perché su con palla qua e difesa schierata che guarda là, chi lo marca quello? Meglio se staccasse lì, no? Tu non devi essere convinto. Prossima settimana giochiamo sabato. Se domenica vinciamo, facciamo 2 allenamenti, se vinciamo domenica. Se domenica non vinciamo, facciamo lunedì, martedì, giovedì. Ok? Se non avete domande, andiamo a fare allenamento, vi scaldate benissimo, va bene? Ragazzi, come quasi ogni settimana, Pizzeria Capocetto Rosso ci tratta bene. Guardate oggi, qualità. La qualità. Sorpresa, spoiler, ragazzi. Pizza riso col pollo rossa, signori, reaction a caldo del riso col pollo, della pizza riso col pollo. Stavo dicendo che domenica scorsa, che sono stato male, in bagno più o meno c'era questa situazione qui nel bar. Però, devo dire che non è male. Oggi la partita dobbiamo affrontarla assolutamente come se fosse uno scontro diretto, perché lo è di fatto. È uno scontro diretto in casa contro una squadra che è un pelino in difficoltà, però domenica ha fatto 2-2 a Fossolo, e se proprio vogliamo fare l'affronto, noi dal Fossolo ne abbiamo presi 3 in casa. E quindi le partite sono strane, le partite sono
degli episodi, perché come vi ho detto anche domenica contro il Porretta, noi abbiamo vinto meritatamente, quello senza ombra di dubbio, però gli episodi sono venuti dalla nostra parte, però le cose avrebbero potuto essere in modo diverso, quindi non dobbiamo fidarci della classifica. Allora noi siamo là, incontriamo questi, quindi è facile. No, oggi non è facile, oggi è difficilissima la partita, però se noi giochiamo come sappiamo possiamo cavarcela e dobbiamo cavarcela. Giocare come sappiamo vuol dire essere determinati, concentrati, non sbagliare le cose da fare, non distrarci, perché una distrazione in queste categorie qua ti può costare tanto. Una distrazione ti può costare tanto. Una. Viceversa, se giochiamo lì applicati, determinati, concentrati, vogliosi e consapevoli dei nostri mezzi, che sono grandi, perché i nostri mezzi sono grandi. E ve lo dico io non da ipocrita, ve lo dico io perché vi vedo giocare, vi vedo allenare, per cui dovete essere consapevoli dei mezzi e che se fate le cose come dovete fare, cioè giocando con tanta grinta, tanta determinazione e tanta intensità, voi potete vincere contro tutti. Bene ragazzi, buon ragazzi. Mi raccomando, sta lì con la testa. E parte adesso la partita, adesso è ora, via! Benvenuti a tutti alla 13ª giornata di campionato di promozione. Quest'oggi sarà Pierino ad accompagnarvi nella mia prima ufficiale telecronaca per l'MSP Calcio. Quest'oggi si affronteranno Monte San Pietro e Casumaro. Ricordiamo che i padroni di casa con la maglia giallo-blu vengono da una vittoria per 5-1 contro il Porretta dell'ex Gogliormella, mentre gli ospiti con la maglia bianca arrivano da un pareggio per 2-2 contro il Fossolo, che in precedenza aveva battuto la MSP. I giocatori sono in campo e pronti per questa partita. Arbitro col fischietto in mano e si comincia. La MSP, ricordiamo che si trova momentaneamente in settima posizione con 16 punti. E allora occhio al Monte San Pietro Calcio che si affaccia nell'area di rigore avversaria. Paratona del portiere del Casumaro che prova a stoppare, a buttarla via. Ma attenzione, Mazzetti intercetta, prova il cross in mezzo, ci arriva Colace, prova il tiro, ribattuta di nuovo, parata ancora Licciardo. Palla fuori di pochissimo, Samuel con le mani tra i capelli. Ma buon inizio per la squadra di Coach Fanti. E allora in cabina di regia il capitano Bertan che lancia lungo per Colace che ci arriva. Attenzione, c'è Licciardo libero in mezzo che viene servito, palla buttata fuori, calcio d'angolo, forza! E allora si appresta la battuta of Samuel, palla tagliata in mezzo. Attenzione, tocca Bertan ma intercetta il portiere che può far riposare il Casumaro. Ancora in avanti la MSP, è un assedio, attenzione a Samuel per Luccarini che si avventa sulla fascia. Vediamo se la sposta sul destro, prova un tiro, calcio d'angolo di nuovo. Segna Luccarini di testa. Prova uno schema, attenzione, c'è Dalmonte che riceve il pallone, prova il tiro ma viene murato e allora c'è Traina, ci prova lui da ancora più lontano, murato di nuovo, palla allora nuovamente a Samuel che prova a far scorrere per Mazzetti. Allora occhio, Mazzetti sulla fascia, cross in mezzo, ci arriva Luccarini, attenzione, striblo, tiro! Murato dal difensore, nulla da fare. Allora ancora Samuel in possesso del pallone. Attenzione, placcato da tre uomini. Vediamo cosa farà il regista dell'MSP. Di nuovo palla lui. Attenzione, cross in mezzo, murata ancora. È un assedio. MSP avanti, altro calcio d'angolo. Dai che finisce come a Porretta. Ennesimo corner per Samuel che si appresta a battere in mezzo. Attenzione, la palla arriva a Bertan che si divora un gol. Aveva allungato il pallone Licciardo. Occasione sfumata per l'MSP, che peccato. Rimessa laterale. Occhio, allora stacca di testa Licciardo ma non impensierisce il portiere. Di nuovo rimessa laterale, stessa posizione di prima. Allora occhio che stacca di testa Licciardo. Attenzione Samuel che liscia il pallone ma ci arriva Luccarini. E allora 1-0 per l'MSP Calcio. Thomas Luccarini al suo terzo gol in campionato. Da rivedere il replay, mamma mia, Samuel che liscia il pallone in semi rovesciata. Ma poi c'è Luccarini al posto giusto, al momento giusto e fa 1-0. Grande Tommy!
E allora il Casumaro alla disperata ricerca del pareggio. Occhio al numero 8 che prova a calciare in mezzo, ribattuto del portiere, ma ci arriva Vinci. E allora arriva immediatamente il pareggio del Casumaro. Ma che errore difensivo, lasciato completamente solo, arrabbiatissimo il coach Fanti in panchina. E allora tutto da rifare per Opsamuel e compagni, 1-1. Top content. Ma la MSP non ci sta, allora rimessa laterale, occhio all'Orof Samuel che fa la sponda, Licciardo torna indietro e subisce anche fallo, fallo secondo il direttore di gara, allora calcio di punizione. Occhio Samuel e Dalmonte che si confrontano, ma sembra che tirerà quest'ultimo, allora ci prova Dalmonte, attenzione, bella parabola, tiro di poco fuori, il portiere non ci sarebbe arrivato mai. E allora occhio all'MSP, di nuovo in possesso palla, Dalmonte raggiunge Licciardo che avanza, attenzione, bellissimo filtrante per Colace che ci arriva e la butta dentro! Bellissimo gol, raddoppio dell'MSP, 2-1, di nuovo avanti! E Colace che corre contro Samuel, l'abbraccio tra i due fenomeni di questo team. E allora colasso di Colace, dove l'ha messa? Portiere avversario posizionato veramente male, devo dire. E allora festeggiano i gialloblu, 2-1. E adesso calma, non bisogna perdere l'attenzione. Casumaro che attacca, ma Mazzetti ferma tutto. Allora parte il contropiede dell'MSP, palla per Luccarini. Allora Luccarini che si vola sulla fascia, si addentra in mezzo, non lo ferma nessuno. Bellissimo passaggio per Colace, allora non può sbagliare Colace, invece sbaglia. Mamma mia, neanche io nelle challenge di YouTube mi imbalzo così. E allora nulla da fare. Occhio al pallone che si innalza in un campanile che prende Samuel di testa, allora Luccarini sulla fascia, vediamo cosa si inventerà questa volta. Fermato fallosamente, allora fallo secondo il direttore di gara, fatela battere a Samuel. E infatti è proprio lui a battere. Pennellata in mezzo, ci arriva Bertan, non ci arriva. E allora Samuel che addomestica il pallone. Deve cercare un altro varco per poter avanzare. Attenzione, passaggio bruttissimo che viene intercettato. Coach Fanti bufalito dalla panchina. Ma intanto il numero 8 ora che si invola. Passaggio per l'11, vediamo se chiuderà lo scambio. Palla in mezzo, lo trova l'8 e la butta fuori. E nel frattempo Coach Fanti arrabbiatissimo insulta pesantemente Samu. Mamma mia, non vorrei trovarmi nei panni di Samu in questo momento. Coach Fanti imbufalito. E allora forse c'è tempo per un'ultima azione. Palla a cui arriva Colace. Attenzione, può crossarla in mezzo. Bruttissimo pallone. Intanto finisce il primo tempo, 2-1 per l'MSP, che può essere contenta di questo risultato, ma non deve abbassare la guardia. C'è ancora un secondo tempo, tutto da giocare. Siamo giunti alla fine del primo tempo. MSP contro... contro Casumaru. Esatto, devo vedersi riattento ovviamente. 2-1, ma quante occasioni ha sbagliato l'MSP? Cioè, davvero, hanno sbagliato tre occasioni che a quest'ora potevano stare a 4-1. Invece gli altri molto cinici, un tiro, un gol in pratica. Un tiro, un gol, e esatto. Un tap-in, e quindi l'MSP deve stare attento perché l'altra squadra può colpire all'improvviso. Samuel, come ha giocato? Come ha giocato Samuel? Come l'hai visto? Samuel, secondo me, è abbastanza bene. Nel secondo tempo aspettiamo di più, però. Nel primo gol cosa ha fatto? Un assist voluto? Sì, una... nel primo gol... Esatto, ha fatto un assist voluto e ha portato al primo gol. Però all'ultimo dello scadere ha sbagliato un tentativo di passaggio e il mister era furiosissimo. Però fa niente. Però... Allora, siamo fiduciosi, andiamo per il secondo tempo. Via. E allora fischia il direttore l'inizio di questo secondo tempo. C'è una battaglia tutta da vivere, tutta da giocare. Come sempre, forza MSP! Di nuovo palla a Colace, allora attenzione che c'è traina libero sulla destra e viene servito, traina come un treno che crossa in mezzo, palla intercettata dal portiere avversario, nulla da fare. Calcio di punizione per il Casumaro, allora batte forte, potente, ma Minarelli c'è, tiro centrale neutralizzato, calcio d'angolo. Mina ha parato una mina. Casumaro di nuovo in attacco, Mazzetti prova a intercettare il pallone, ma la palla è ancora in possesso della formazione in maglia bianca. Allora attenzione, palla in mezzo, non benissimo Minarelli, e purtroppo arriva al pareggio del Casumaro.
non ci voleva, non in questo momento. E allora palla di nuovo al centro, e qui abbastanza maluccio la difesa dell'MSP, in particolare il portiere. Aia, aia, aia. Ma la partita è ancora lunga, forza ragazzi. Colace che fa da sponda per Luccarini, che prova ad avanzare ma viene fermato. Occhio a Samuel, allora che ha il pallone, parte come un treno, palla in mezzo, ma ci arriva il portiere che fa ripartire subito la squadra. Rimessa laterale, palla a Samuel che si lascia scappare, no, il pallone, peccato. Fuori gioco. Cosa cazzo dà la palla a Samuel? Ma non c'è fuori gioco su rimessa laterale. Ah, no. Calcio d'angolo. Off Samuel alla battuta, palla in mezzo, trova Luccarini che però non trova la porta. Ma va bene, dai ragazzi. Occhio a Casumaro che cerca il vantaggio a questo punto. E allora numero 4 prova la sciabolata da fuori. Palla alle stelle, chiudete le finestre signori di Monte San Pietro. E allora servito Traina che prova ad avanzare, Traina che traina l'avversario con sé. Vicino al fallo laterale, prova il pallone in mezzo, attenzione c'è Samuel, dai Samuel fai qualcosa di decente. Ah no, però ci prova Spinellano! Palla vicinissima all'incrocio dei pali, MSP sfortunata in questa occasione. Occhio al numero 7, chi è? Ronaldo? Non proprio. E attenzione allora al numero 9, Casumaro che prova il tiro, svirgolato, presa sicura per Minarelli. Minuto 80 che sta per scoccare sul cronometro. Occhio allora al Casumaro. Palla però svirgolata di Traina, presa da Minarelli. Forse era uno schema provato in allenamento, non lo so. E allora palla Samuel che prova a ripartire come una linea aerea sulla fascia, supera il difensore che però lo recupera. Ancora Samuel che viene fermato, doveva buttarla in mezzo. Rimessa laterale allora, sponda di Samuel per Mazzetti che prova a cercare in mezzo Spinella, no. Colpo di testa, ma palla di molto fuori. E allora l'MSP, attenzione che recupera il pallone. Vediamo un po', servito Samuel che può avanzare, vediamo se si libera del difensore. Samuel cade a terra, fallo. E attenzione, ammonito Benini, il carnefice autore di questo fallo. Samuel non accenna più a rialzarsi, oh mio Dio che è successo, sembra grave. Benini ha pure il coraggio di lamentarsi. Questo se lo prende bene Fabio, gli trancio la gamba, mamma mia. Si rialza Samuel a battere un calcio di punizione fondamentale che però trova proprio Benini, nulla da fare. E allora occhio al Casumaro che può ripartire, ma attenzione, no, riparte. Occhio, qui è grave la situazione. Trovato allora l'attaccante avversario che si guarda in mezzo, vediamo che cosa fa. Prova ad avanzare, bellissimo passaggio, occhio, vanno fermati. Attenzione, bruttissimo! Wow! Mi si era gelato il sangue. La palla mi era, ci era sembrata dentro, anche a voi da casa. Mamma mia, scampato pericolo. E allora Rotatori recupera il pallone, non c'è fallo secondo il direttore di gioco. Allora occhio, servito Samuel, Samuel da regista avanzato, vediamo cosa combina. Fermato ancora da Benini, fallosamente, ma non c'è fallo secondo l'arbitro, è vergognoso. Attenzione, la palla va fuori, ma torniamo nell'azione di gioco. Attenzione, continua il duello tra Benini e Off Samuel, anche un duello verbale, chissà cosa si stanno dicendo. Allora occhio, perché sembra che Samuel si sia infortunato. Viene rialzato da Benini, chiede di uscire, zoppica vistosamente. E allora sostituzione in corso, entra Longhi al suo posto. Non è bello vedere Samuel in queste condizioni, speriamo che non sia nulla di grave. Incrociate le dita, anche voi da casa ragazzi. E allora Rotatori che recupera un pallone insidioso sulla fascia e allunga il pallone per Bartolini, vediamo se sarà più veloce del Corriere. Attenzione Bartolini, palla fuori però secondo l'arbitro, si lamenta tutta la MSP. Occhio allora, minuto 91, partita agli sgoccioli, bisogna mantenere i nervi saldi, le due squadre sono stanche. Occhio allora Feraco che si avventa sul pallone ma ferma l'avversario fallosamente secondo l'arbitro. Giocatore del Casumaro a terra, Bertani invita la simulazione ma l'arbitro non l'ascolta. Attenzione però, c'è un controllo del VAR, vediamo l'arbitro cosa deciderà. Fuori gioco, non c'era fallo, che sospiro di sollievo. E allora calcio di punizione, probabilmente l'ultima azione della partita, batte in mezzo ma stacca il difensore dell'MSB che prova a ripartire ma non c'è più tempo secondo l'arbitro, fischia la fine. Allora 2-2 tra MSP Calcio e Casumaro.
Risultato forse un po' amaro per come era iniziata la partita, ma ciò che importa adesso sono le condizioni di Off Samuel. Andiamo a sentire come sta. Qui da Pierino è tutto, buona serata. Ah. Ragazzi, si è conclusa la partita. Non so come dire, terribile 2-2, perché abbiamo iniziato a giocare noi. Siamo partiti subito con l'1-0, poi l'1-1, che come sempre, mamma mia, facciamo fatica, ragazzi. Subiamo queste palle in aria e purtroppo è arrivato l'1-1. Poi dopo siamo stati bravi subito a fare il 2-1 per noi, fine primo tempo. Poi niente, ragazzi. Purtroppo nel secondo tempo loro hanno fatto praticamente due azioni fotocopia e su quelle due azioni fotocopia è venuto il gol. Io quest'oggi ho giocato una partita un po' così così, non ho giocato al meglio e sicuramente non ho giocato come ho giocato su a Porretta nella scorsa partita. Purtroppo, signori, io adesso dovrò capire in questa settimana che viene come sta la mia caviglia, perché come avete potuto vedere sono uscito per infortunio, perché mi ha fatto due falli fotocopia. Nel primo ha fischiato e ha dato la munizione. Nel secondo mi è rimasto lì il piede, mi ha tirato un calcio sulla tibia e mi si è girata la caviglia. Bruttissimo, perché ho sentito stock, spero che non sia nulla di grave. E farò degli accertamenti questa settimana, però sicuramente tra oggi e domani farò fatica. Spero che non sia stato un brutto infortunio. E qui con me anche il mio carissimo amico, nonché grandissimo fotografo, Johnny Fasano. E anche Andri. Amico Andri. Come avete visto la partita quest'oggi, ragazzi? Ma la partita, diciamo che all'inizio potevate subito chiuderla. Sì. I primi 10 minuti era già chiusa. Poi non ti ho visto molto male. Cioè abbastanza, non molto bene, però neanche molto male. Senta. Secondo me puoi fare di più, te lo dico sempre, un giocatore con le tue caratteristiche deve chiamar palla, deve entrare più nel vivo del gioco. Stai giocando bene perché l'hai dimostrato di essere un giocatore di categoria, mi permetto di dire anche qualcosa in più, di qualche categoria sopra, ma da te ci si aspetta di più. Sei un giocatore importante per questa squadra e oggi bene, ma si può fare sempre di più, secondo me, te lo dico sempre. No, hai ragione. Quindi purtroppo è andata così, pareggio. Mi raccomando, ragazzi, fatemi sapere invece un vostro commento sulla partita, sulla gara e anche sulle vostre prestazioni di questo weekend, fine settimana. Vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, un bellissimo like, un commento e noi ci vediamo in un'altra importantissima gara. Siamo alla fine ormai della prima parte di stagione, perché mancano due partite al termine di questa prima parte e dobbiamo cercare di raccogliere più punti possibili, perché dobbiamo arrivare al nostro obiettivo e come squadra, e quindi speriamo in un vostro grandissimo supporto. Forza MSP, ci vediamo al prossimo episodio, ciao! Filma più lui presidente che fa la spesa dopo la partita. Ragazzi, questo è il calcio di promozione. Il presidente che fa la spesa dopo la partita. I festeggiamenti. Ah no. Cos'è che sono? Sono rotti. Frammento osso calcifico, in margini corticali. Cos'è? Ah, per vedere meglio, cos'è? Sì, non lo vedo meglio. Sono rotto. Cos'è questo rotto? In zona del malleolo, una decenza malleolo per una, da correlare con la... Ma cosa hai fatto? È a calcio. Giocando a calcio? Sì. Ma quando? Domenica. E quindi quanto devo stare fermo? Questo adesso bisogna farlo vedere poi lo specialista, l'ortopedico, capito? Adesso noi te lo blocchiamo. Come? Hai fatto un bel trauma, dice. Ah, sì. Sì. Argilla. No. Tutta la carta che vuoi dall'ottina, tra l'altro.